iniziato abbastanza bene, tenendo il risultato sulla parità, poi però loro hanno preso l'alto, sempre su più 6. Alla fine siamo riusciti a recuperare, come nelle ultime due partite anche del campionato, eravamo sotto di tanto, siamo riusciti ad andare sul meno 1, però abbiamo chiuso il primo tempo sotto di 3, ma nel secondo tempo non siamo riusciti a mantenere lo stesso trend di almeno di gol fatti, perché per i gol subiti poteva anche andare bene, e alla fine il risultato parla da solo. Per il secondo tempo non siamo riusciti a fare il nostro, e speriamo che questa partita ci serva come esempio per la partita dei playoff dell'8 marzo, che giochiamo contro il Conversano ancora una volta, e niente, speriamo domani di portare a casa la partita per classificarci al meglio.